Aperto True Space ci si presenta questa griglia grigia e tutto intorno ci sono delle barre con i pulsanti che servono per la costruzione degli oggetti 3D. Allora, i più importanti, quelli che useremo fin da subito, sono qui in basso, sulla destra, c'è questa freccia bianca che schiacciando sopra col destro mi dà una finestra di informazioni sugli oggetti, object info, sulla loro posizione, se sono ruotati o se io voglio impostare qui dentro una rotazione, sulla loro grandezza e nome. Allora facciamo un esempio per vedere come funziona. Vado sul menu qui in basso dove c'è il cubo a sinistra in fondo, schiaccio sopra. E scelgo di tutte le figure, scelgo il cubo. Poi mi porto al centro, schiaccio lì dove c'è l'incrocio delle due linee nere ed ecco il mio cubo. Ora per vedere il mio cubo come si muove, schiaccio prima sulla freccia bianca in modo da vederlo con tutte le sue facce, non trasparente. E qui vedete in alto ci sono le frecce per dare le icone con le frecce per dare i movimenti alla nostra figura. Allora, ce ne sono tre che spostano il piano di lavoro. La prima, se noi la schiacciamo e poi muoviamo, vediamo che sposta il piano di lavoro. Se schiacciamo sulla seconda, invece, inclina il piano di lavoro. La terza mi fa uno zoom sul piano di lavoro. Poi le altre tre che hanno sopra quel cubetto marroncino invece servono proprio per spostare l'oggetto, non il piano di lavoro. Allora, la prima serve per muovere l'oggetto. Allora, se io ci schiaccio sopra, vedete, lo posso spostare. Se guardiamo la finestra Object Info, vediamo che a seconda dello spostamento nella casella della location cambiano i valori della X e Y. Poi posso anche ruotarlo schiacciando sull'icona questa, quella seconda con il cubetto arancione, marroncino, è quella per ruotare l'oggetto. Io, vedete, schiacciando adesso lo posso ruotare una volta che ho attivato questa icona. La terza e serve per scalare l'oggetto, la schiacciamo e vedete che lo posso, schiacciando sopra l'oggetto e tirandolo, posso rimpicciolire, allargare e, come si vede anche dalla finestra Object Info, la grandezza size cambia a seconda di come io lo ridimensiono. Altri pulsanti fondamentali sono questa, qui sempre in basso dove c'è la freccia bianca, c'è una freccia blu. Se noi la schiacciamo possiamo ritornare indietro. Tenendo schiacciato abbiamo anche la possibilità invece di ritornare dove eravamo. Vedete, così. Poi c'è questa X rossa con in mezzo il cubetto che serve per cancellare le figure che magari abbiamo sbagliato. Io, nel caso io volessi cancellare questa, schiaccio sulla X rossa e la figura viene cancellata. Altra cosa importante è sapere che queste barre sono espandibili, cioè contengono al loro interno altre opzioni di quello strumento che viene rappresentato in primo piano nell'iconcina. Per esempio, se noi schiacciamo qui in alto, vedete sulla barra in alto a destra, su questa griglia che c'è alla fine delle icone, c'è questa specie di digrinatura, se schiacciamo lì, vedete si espande e vengono fuori altre opzioni. Tornando a schiacciare sopra si richiude. Ecco, allora, ricapitolando, questo vale poi anche per le altre, schiacciando sopra io la espando, schiacciando sopra un'altra volta la richiudo e può anche sparire del tutto così, ma per farla ricomparire basta rimettere la digrinatura schiacciando sopra sempre nello stesso punto. Lo stesso vale anche qui sotto, vedete ci sono altre opzioni, poi torno a ridurla e torno a renderla ferma, perché se non faccio questo di riaprire la digrinatura resta